Buongiorno a tutti, sono Roberto Puddu della SOIM, studio immobiliare di Cagliari. Oggi siamo a Nuraminis e vi presento un immobile molto particolare. È una vecchia casa capitanese, vecchia per l'età, ma assolutamente nuova nel genere interno, completamente ristrutturata e riabbellita dal proprietario. Alle mie spalle il portone capitanese all'ingresso, un grande portone con un tetto d'ingresso completamente ristrutturato. Ristrutturata è anche la porzione che regge i pilastri, sia da una parte che dall'altra. Tra l'altro possiamo vedere a fianco al portone d'ingresso anche un piccolo servizio che a suo tempo serviva per la servitù, utilizzabile, funzionante. Parte proseguendo con la visita, abbiamo un grande open space, la parte del granaio. Chiaramente stiamo parlando di una struttura d'epoca con muri in mattone, terra e paglia. Entriamo all'interno di quella che è il giardino, la corte, ampio giardino con diverse zone che adesso andremo a vedere. In fondo abbiamo la casa, è una casa indipendente su due livelli. Da questa parte invece, nella zona centrale, abbiamo un rudere assolutamente esistente e accatastato che dovrebbe appunto o potrebbe essere ripristinato. La parte del giardino si estende in due parti, il giardino fronte villa, e poi da questa parte facciamo una visita a quella che è la zona occupata dagli alberi da frutto. Ok, proseguiamo giusto un attimo per vedere quella che è la struttura perimetrale di questo rudere ripristinabile, e proseguiamo sulla casa. Casa padronale che è così disposta: abbiamo una parte a piano terra che corre lungo quello che è la copertura pergola, e da questa parte abbiamo un ampio loggiato che fa da sfondo alla parte di piano terra più tutto il primo piano. Ricordiamo che come casa padronale è stata completamente ristrutturata sia dagli impianti idrici agli impianti elettrici. Vedrete una casa che ha sì l'età che ha, ma all'interno sia la muratura che gli intonaci, che il pavimento, che i solai e i soffitti sono completamente ristrutturati e riadattati con le nuove tecnologie. Entriamo all'interno. Vediamo subito quello che è loggiato ad archi, e abbiamo dal loggiato tre ingressi. 1, 2, 3, tutti e tre ripristinati. Entreremo dall'ingresso che dà su quello, sul soggiorno. La ristrutturazione dell'immobile ha compreso anche gli infissi, sia gli infissi interni che esterni. Iniziamo ad andare da questa parte, soggiorno con un ampio camino, tutto quanto scolpito, e da questa parte, tramite le porte dell'epoca ristrutturate, passiamo alla zona cucina. Cucina moderna, sempre confinante con quello che è il giardino. Ricordiamo che stiamo parlando di infissi in vetrocamera, in legno, zanche e con le zanzariere. Da questa parte
ricordiamo cucina, forno e servizi, entriamo in un altro ambiente. Anche le mattonelle che ci accolgono in ogni ambiente sono completamente ristrutturate, e questa, diciamo, che è più una zona servizi, accoglie quella che è la zona lavanderia. Proseguendo ancora in fondo abbiamo un altro ambiente, sempre passando attraverso una splendida porta. Io oserei dire non un bagno, ma quella che era definita la sala da bagno. Abbiamo una vasca ristrutturata dell'epoca, sempre porta finestra che dà nel giardino e nel cortile, e di qua ritorniamo per far visitare gli altri ambienti che seguono. Ogni ambiente ha i soffitti e i controsoffitti ristrutturati con tutti gli impianti e i lampadari, seguendo quella che era lo stile d'epoca. Ok. Ripercorriamo gli ambienti. Dalla zona servizi alla cucina. Di nuovo quello che poteva essere uno dei vari soggiorni. E qua entriamo nell'anello comunicante tra il piano terra e il primo piano. Un'ampia scala in ferro e in legno ci porterà poi successivamente al piano di sopra. Per il momento visitiamo qua alla sinistra gli altri ambienti. Sembra che il tempo si sia fermato agli anni che furono. Abbiamo una ricostruzione, poi una ristrutturazione di quella che era una camera d'epoca, con i mobili, poltrona e letto e comodino. Da questa parte entriamo in quella che è la zona, diciamo, l'ingresso. Quindi se qua siamo su strada ed è il secondo ingresso sulla strada parallela, e da questa parte invece abbiamo la porta che ci riporta alloggiato con il giardino. Ok? Loggiato giardino. Loggiato, tra l'altro, che è previsto come chiuso, ok? Con un riscaldamento, un impianto di riscaldamento, un fan coil che riscalderebbe e climatizzerebbe anche questa parte di verde. Proseguiamo la visita su un altro vano. Questo è un vano un attimino un po' più privato, perché accoglie la camera matrimoniale, una zona cabina armadio e un bagnetto. Iniziamo dal bagnetto. Bagnetto anch'esso ristrutturato con sanitari, è impreziosito da particolari attuali, e da questa parte, tramite questo piccolo disimpegno, andiamo alla zona privata, la zona padronale. Spazio occupato e utilizzabile per cabina armadio, e da questa parte abbiamo la camera matrimoniale, sempre con infisso che dà sul giardino privato. E di qua direttamente ripristinabile, utilizzabile, quella che è la porta d'ingresso, sempre alloggiato. Loggiato che, come avete potuto notare dagli spazi, è comunicante e si può attraversare l'ambiente, diciamo, di casa, passando dal salotto alla camera matrimoniale tranquillamente da alloggiato. Proseguiamo e andiamo a visitare il piano di sopra, una panoramica di quelli che sono gli spazi, perché tutta la metratura utilizzabile nel piano di sotto è riproposta nel piano di sopra. Ne attraversiamo gli ambienti. Tramite la scala saliamo al piano di sopra. Una breve e veloce panoramica del piano superiore, tenendo presente che il piano non è stato ancora terminato e rifinito, ma porta le tracce della ristrutturazione di tutti gli impianti, non solo, ma di tutti gli intonaci e i mattoni
ripristinati con la cura e la pazienza dell'epoca. Questa è la canna fumaria del camino e poi il tetto totalmente ristrutturato. Secondo ambiente, guardate un attimino le dimensioni. Ripeto, i mattoni sono stati riposati e ricostruiti. Qua una guaina accompagna il pavimento e poi gli impianti di riscaldamento e climatizzazione. Altro ambiente. E ultimo ambiente, molto ampio, sempre che si affaccia su quello che è il giardino privato. Riprendiamo le scale in discesa e ci salutiamo dall'esterno del giardino privato. Usciamo fuori, ecco questo bellissimo sfondo di arcate su quello che è l'ampio giardino privato. Volevo ricordarvi che vi ho accompagnato in visita in una casa campidanese, siamo a Nuraminis, una casa campidanese molto particolare perché abbiamo un ampio giardino, un ampio granaio e tante varie zone che si possono continuare a ristrutturare così come l'interno di questa spettacolare casa, quasi una casa museo, perché infissi interni e esterni sono stati completamente ripresi e ristrutturati, compresi quelli che sono i servizi elettrici, gli impianti elettrici e gli impianti idrici. Vi ringrazio per il momento, vi invito a venire da noi in ufficio presso la SOIM, Studio Immobiliare di Cagliari. Io sono Roberto Pudu perché abbiamo tutta la documentazione che attesta la bontà e l'efficienza di questa grande casa. Buona giornata a tutti.